Siamo oggi al Giovanni Paolo II, ospedale di Lamezia Terme, dove si sta tenendo un convegno importantissimo sulla sterilizzazione e sull'ambientazione sterile nei nosocomi, in particolare per quanto riguarda le sale chirurgiche. In questo momento, dove la sanità non solo è messa nell'occhio del ciclone, va controllato tutto, il pubblico, i pazienti, i familiari vogliono conoscere esattamente come funzionano le cose nell'ambito della sanità e degli ospedali. In particolare siamo oggi ad un convegno, il convegno dell'AIOS, degli addetti alla sterilizzazione. Il dottore Gallucci è con noi. Dottore, quanta importanza ha, al di là di quella che il pubblico sa, la sterilizzazione nell'ambito ospedaliero? Allora, la sterilizzazione nell'ambito ospedaliero ha un'importanza enorme, visto che è una parte preponderante e importante dei processi di sicurezza all'interno del blocco operatorio. Un corretto processo di sterilizzazione garantisce una corretta assistenza al paziente in termini di riduzione del rischio di malattie trasmissibili, quindi di infezioni correlate all'assistenza, infezioni ospedaliere, la riduzione. Le norme ci stanno, le leggi ci stanno, le linee guida ci stanno, gli operatori sono in continua formazione. Proprio per questo abbiamo voluto questo convegno in questo ospedale, in modo tale che si sensibilizzi, si informi sempre di più il target professionale specifico, che è infermieristico, su queste tematiche. È un continuo aggiornamento che l'azienda e anche i professionisti effettuano, proprio perché è un settore molto delicato dell'attività sanitaria ospedaliera. Dottore, lei si sta impegnando moltissimo per questo ospedale, che insieme ai cittadini del comprensorio, perché non possiamo dire solo Lamezia Terme, sta difendendo. E lo sta difendendo, a nostro avviso, nel migliore dei modi, e cioè con l'azione migliorativa di questo nosocomio. Sì, intanto grazie per questa opportunità che mi viene data. Volevo approfittare innanzitutto per dire che questo evento formativo sulla sterilizzazione siamo riusciti ad organizzarlo grazie all'impegno del direttore sanitario, il dottor Gallucci, e anche del nostro collega Raffaele Sinopoli, che da parecchi anni è impegnato anche nel campo della sterilizzazione dei dispositivi medici. Io sono presidente dell'AIOS. L'AIOS è un'associazione che sta per diventare società scientifica di operatori sanitari addetti alla sterilizzazione dei dispositivi medici. Esistiamo da oltre 30 anni e da 30 anni abbiamo come obiettivo quello di valorizzare le professionalità per ciò che concerne la sterilizzazione, che rappresenta un elemento fondamentale nella prevenzione delle infezioni ospedaliere.